Tutti i comuni della provincia di Ravenna hanno deliberato o sono in procinto di farlo le tariffe TARI, la tassa sui rifiuti, per l'anno 2020. Considerata la grave crisi a seguito della pandemia da Covid-19, le amministrazioni comunali hanno deciso di computare la riduzione del 3% del costo del servizio a favore delle utenze non domestiche. A ciò vanno aggiunte le risorse finanziarie che ogni comune ha messo a disposizione per applicare la riduzione della TARI. La riduzione del pagamento della TARI è stata applicata non solo al comune di Ravenna, ma anche agli altri comuni della provincia. Sì, tutti i comuni della provincia di Ravenna hanno deciso di stanziare dei fondi propri dal proprio bilancio per aiutare le imprese e quindi abbassare le tariffe della TARI. In alcuni comuni, come ad esempio il comune di Ravenna o anche i comuni dell'Unione della Romagna Faentina, queste riduzioni sono state molto importanti. Parliamo di riduzioni che vanno dal 50 al 60, al 70, anche all'80% per alcune attività. E l'altra cosa importante è che tutti i comuni hanno tenuto conto anche di quelle attività che hanno avuto maggiori danni dal lockdown e quindi dalla pandemia che è ancora in corso. E molte attività, come ad esempio quelle delle parrucchiere, le attività di estetica, sono quelle che hanno beneficiato delle riduzioni maggiori o che beneficeranno il prossimo anno. Oppure anche le attività della ristorazione, che sono le altre attività che sicuramente hanno sofferto di più nel periodo della chiusura. E come faranno gli utenti a richiedere lo sconto? Allora, questi sconti saranno applicati direttamente nelle fatture, nelle prossime avvisi TARI che riceveranno le attività, e solo per il comune di Ravenna, per le categorie tariffarie 20 e 21, le imprese avranno già in automatico un abbassamento del 40%, che potrà essere portato al 60% se dimostreranno di aver avuto un calo del fatturato dei 2/3 tra aprile 2020 rispetto all'aprile del 2019.